Benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi con me in campagna. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. E se lo troveremo, ritorniamo in cucina per preparare sicuramente qualcosa di buono. Venite con me, andiamo! Finalmente, con l'arrivo della bella stagione, la terra comincia a darci i suoi frutti e io amo raccogliere tutto quello che c'è di buono. E questo prato oggi mi regala del bellissimo finocchietto selvatico. Ce n'è davvero tanto che potrei stare ore a raccoglierlo, ma tanto tempo io non ce l'ho, quindi mi metto subito al lavoro. E nel frattempo penso a quale ricetta potrei preparare. Ogni volta che vado nei campi mi ricordo dei nonni e a tutto quello che mi hanno insegnato. E nonostante io sia così lontana dalla mia bellissima terra, continuo a fare le stesse cose di prima. E oggi sono stata davvero fortunata perché il finocchietto selvatico in Germania non cresce spontaneo come in Calabria. Quindi la natura mi ha graziata. Io direi che sono soddisfatta, prendo le mie due belle buste piene e torno a casa. Sono di nuovo in cucina e come vi avevo promesso, prepariamo una buonissima ricetta. Vi elenco quali sono gli ingredienti e cominciamo subito. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 100 g di finocchietto selvatico, 120 g di spaghetti, 20 g di uvetta sultanina, 10 g di pinoli, un peperoncino piccante a piacere, due filetti di acciuga, 40 g di pomodorini, olio e sale. Per prima cosa puliamo il finocchio. È molto tenero, è già abbastanza pulito, ma andiamo ad eliminare la parte quella dura. E teniamo solo quella tenera. Non avete idea delle innumerevoli ricette che si possono preparare con il finocchietto selvatico, dalle minestre ai contorni con secondi di carne o di pesce, ma c'è una ricetta molto antica che preparava sempre mia nonna e sono le tagliatelle fatte in casa con il finocchietto selvatico e la polvere di peperone rosso, che è davvero buonissima. E se siete curiosi della ricetta, vi metto il link in alto così potrete darci un'occhiata e se vi piace la farete anche voi. Il finocchietto, essendo ricco di oli essenziali come l'anetolo, che gli conferisce il caratteristico sapore dolce, risulta una pianta erbacea tra le più preziose e utilizzate in fitoterapia, ovvero l'utilizzo di prodotti terapeutici di origine vegetale per prevenire e curare malattie e disturbi. E dopo averlo pulito, lo laviamo sotto l'acqua corrente. E come con tutte le verdure o insalate, è importante lavarle più volte con l'acqua fredda, anche quando dobbiamo cuocerle. O ancora meglio con il bicarbonato di sodio, che rimuove pesticidi e impurità, e saremo più tranquilli mentre le mangeremo. E dopo averlo lavato, metteremo su l'acqua per cuocere il finocchio e la utilizzeremo anche per cuocere la pasta. Aggiungiamo anche il sale. E nel frattempo che bolle, tagliamo i pomodorini. I pomodori li tagliamo solo a metà. L'acqua bolle e adesso cuociamo il finocchio. Lo facciamo cuocere giusto qualche minuto perché è davvero molto tenero e poi lo scoliamo. E togliete il coperchio così continua a mantenere il suo bellissimo colore verde. In una padella d'acciaio o quella che avete, aggiungiamo un bel filo d'olio extravergine d'oliva. Uno spicchio d'aglio in camicia che ho dimenticato di elencare prima, un peperoncino piccante a piacere e quando comincia a soffriggere aggiungo le alici. Queste dovranno sciogliersi. E a questo punto aggiungiamo i pomodorini. Il finocchio è pronto e possiamo aggiungerlo ai pomodori.
Aggiungiamo ora l'uva sultanina e i pinoli. E nel frattempo l'acqua bolle e caliamo gli spaghetti. Aggiungete un pizzico di sale e intanto aspettiamo che cuoce la pasta. E nel frattempo, per chi non lo avesse ancora fatto o per chi mi vedesse per la prima volta, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così vi arriverà sempre la notifica quando posterò una nuova ricetta e non ve la perderete. E se vi è piaciuta, condividetela anche con i vostri amici, così anche loro potranno conoscerla. Ma adesso la pasta è cotta al dente e andiamo a scolarla. E aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Aggiungiamo un altro filo d'olio, mantechiamo e finalmente impiattiamo. Questo è un piatto povero ma ricco di gusto, di sapori, di profumi che insieme si sposano alla perfezione, regalandoci un piatto che più lo mangi più hai voglia di mangiarlo ed è anche bellissimo da vedere. La nostra bellissima terra ci regala dei prodotti incredibili con i quali fare dei piatti straordinari ed io lo assaggio subito. Quante cose potrei dire in questo momento. È davvero gustosa. Questi spaghetti sono davvero buonissimi. Fatemi sapere se anche a voi piace il finocchietto selvatico e se avete la possibilità di raccogliere il finocchietto, fate anche voi questa ricetta perché è davvero squisita. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!